Ragazze, ciao, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog e benvenuti anche sul mio canale. E vi sto inquadrando il letto perché innanzitutto sono le 11:30 della mattina e siamo a giovedì, è già arrivato giovedì, questa settimana è volata, letteralmente volata. E sono qua che vi sto inquadrando il letto perché avevo intenzione di fare un decluttering dei pigiami estivi. Perché mi sono accorta cambiando le lenzuola e mettendo appunto il pigiama pulito per la sera. E mi sono accorta che ho dei pantaloncini che mi stanno un po' strettini nelle cosce e quindi devo fare un bel decluttering. Volevo farlo con voi. Per capirci, le due colonne a sinistra sono i miei pigiami e la colonna a destra è quella di Pierpaolo. Tanto lo sappiamo che gli uomini si accontentano sempre di poco, soprattutto dei pigiami, perché la maggior parte delle volte magari non lo mettono neanche. Iniziamo! Ho questo pigiamino in simil seta, diciamo, che è estivo, però ragazze è troppo caldo con questo perché sono tessuti sintetici, quindi lo tengo, ma so già che non lo metterò mai. Magari lo uso per, magari quando vado in vacanza, per delle occasioni dove magari si è in gruppo. Lo teniamo. Io ho sempre questo pigiamino che ho preso da Terranova qualche anno fa, quando appunto lavoravo lì. Anche questo è simile come tessuto a quello bianco che vi ho fatto appena vedere, ma è molto più leggero. Questo lo teniamo. Questo mi ricordo che mi andava bene, quindi teniamo. Questo è molto carino con i fiorellini bianchi, infatti lo devo iniziare a mettere. Con la magliettina sempre completo. Anche questo l'avevo preso sempre da Terranova. Questo è fresco e va bene così. Mettiamo così. Poi ho delle t-shirt sfuse. E poi io ci abbino il pantalone a modo mio. Questo va bene. Questo pantaloncino che è completo di questo con le roselline grigie, mi sembra che mi andava un po' stretto nella coscia, appunto il problema che vi facevo notare prima all'inizio del video. Quindi la maglia la mettiamo qua e questa la mettiamo un attimo separata qua. Ho questa maglia della Coca-Cola, che sinceramente è un tessuto molto molto pesante, do via. Tac. Dovete sapere che molti di questi pigiami, anzi la maggior parte, perché io non compro un pigiama non so da quanto tempo, e questo tipo è Pinocchietto, sempre dato da mia nonna, ma io non li uso, quindi lo andrò a dare a mia mamma, che lei li usa anche per stare in casa. Mettiamo un attimino separato di qua. Poi questo è un pantaloncino molto carino, che avevo preso da Primark 2 anni fa. Teniamo. Questa è una canottierina con il suo pantaloncino. Mettiamo qua, teniamo, teniamo. Sempre canottierina con pantaloncino che andiamo a tenere. E poi, ecco qua. Questi, ovviamente dopo li andrò a piegare tutti. Questi sono i completi che vado a tenere. Questi possono andare bene con questo pantaloncino. Questa più che altro mi fa ridere perché io sono un'appassionata di Alessandro Amoroso. Eccola qua, l'adoro. E questa la tengo solo per ricordo, ma poi va bene anche per stare in casa. Eccoci qua ragazze, arrivate alla conclusione. Ho già sistemato tutti i pigiami piegati per bene, ho sistemato il cassettone di pigiami ovviamente.
Questo è il mini decluttering che ho fatto. Allora, questa la darò in beneficenza o la metterò nei cassonetti dei vestiti qui vicino a casa. È una semplicissima maglia in cotone della Coca-Cola, ma che io non uso. E poi questi due pantaloncini, quello a pinocchietto più grigio scuro che vi dicevo, che darò a mia madre perché lei li usa a pinocchietto per stare in casa. E poi questo pantaloncino normalissimo, però a me mi va un po' stretto nelle cosce, quindi penso di metterlo di qua e darlo via insieme alla maglia rossa. Sembrano dei piccoli decluttering, però se non si fanno mai, anno per anno, ci si accumula di cose inutili. Quindi va benissimo. Ho già anche cucinato, ho fatto un sughetto velocissimo per la pasta fredda, pendolini e mozzarella. Ho fatto un primino con il Bimby. L'ho assaggiato, è buonissima questa mozzarella dentro all'interno con i datterini. E ho già preparato la pentolina. Così almeno quando arriva Pierpaolo devo solo accendere e buttare la pasta. Qui è già arrivato il momento di serrarsi in casa perché è veramente caldo. Quindi ho la luce della cappa e le serrande giù. Scusate per la luce. Ragazze, eccomi qua. È sempre giovedì, ma si sono fatte le 4 del pomeriggio e vi sto inquadrando la credenza, quella che ho all'entrata in cucina, in sala, perché ho fatto un piccolo cambiamento stamattina. Adesso ve lo mostro. Il piccolo cambiamento sarebbe il porta spezie. Io prima avevo il modem, è solo che vogliamo cambiare promozione, quindi di conseguenza sia il modem che la promozione va cambiata. E al posto del modem ho messo questo porta spezie che io prima avevo sul frigorifero, che in realtà era molto molto scomodo andare sempre di là e prenderle, infatti le usavo pochissimo. E adesso piano piano ho intenzione di riempirle tutte. L'ho pulito tutto stamattina che era un po' impolverato e ho intenzione di mettere tutte le altre spezie. Fatemi sapere se vi piace. Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in un nuovo vlog. Benvenuti da Sudafrica. No, ragazze, siamo sempre a Pesaro. Iniziamo a lamentarci, tanto l'umano si deve sempre lamentare. L'inverno è troppo freddo, d'estate è troppo caldo, qui ragazze si schiatta di caldo, sono quasi 40 gradi già e non siamo neanche a fine giugno. Va bene uguale. Ragazze, non fate caso, mi sono intenuta da casa perché stamattina ho fatto delle pulizie un po' più a fondo. Ho cambiato le lenzuola, ho lavato per terra, non vi dico il caldo che fa. Infatti, se sentite sotto la ventola e il ventilatore, quindi rinizieranno i video con il sottofondo musicale del ventilatore. Spero si senta poco. Come state? Come va? Spero tutto bene come sempre. Io nulla, sono a casa, stamattina starò a casa e infatti tra un po' inizierò a cucinare. E ho visto che avete guardato il video dove ho ripreso la spiaggia, il mare. Mi è piaciuto. Infatti queste due mattine quando sono andata c'era un'acqua stupenda. Di solito qui a Pesaro il pomeriggio si guasta un po' il mare, poi però la mattina è sempre abbastanza bella. Infatti, quelle due mattine che sono andata sono stata abbastanza fortunata, devo dire. È solo che poi non sono più andata al mare, non sono più riuscita ad andare perché è 2 o 3 giorni che il tempo fa schifo. Quindi speriamo nel weekend. Ho visto che domani sarà bello, quindi forza, domani andremo un po' al mare. E voi siete riusciti a fare qualche giornatina di mare? E qui tutto bene da noi, solo che fa veramente molto molto caldo. Se iniziamo già così, la vedo molto dura. Ho aperto questa clip per spiegarvi un attimino cosa vedrete nel video. Questa settimana non ho avuto tempo di registrare chissà quanto, infatti vedrete due vlog, uno l'ho già pubblicato e uno lo vedrete se riesco direttamente oggi, che è venerdì. Quindi volevo farvi l'ultima clip per salutarvi e per raccontarvi un attimino quello che è successo in questi giorni, niente di che. Ve l'ho detto, in settimana sono andata a ritirare un referto perché ho fatto una visita, ma tutto ok. E poi in realtà in questi giorni volevo andare un po' al mare, ma il tempo non ce l'ha permesso, quindi speriamo in domani. E nulla, ragazzi, in questo video vedrete di un piccolo cambiamento che ho fatto sulla credenza, la credenza bianca che ho qui a muro. E poi vedrete le cose quotidiane delle giornate. Quindi ragazze, oltre al caldo, non ci sono novità, non ci sono grandi novità. Quindi ragazze, come ogni volta vi chiedo di aiutarmi a far crescere questa community, quindi ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, a lasciare un like o un commento se vi va e se vi piacciono questi tipi di video e di vlog e di attivare la notifica.
Così almeno non perdete tutti gli altri video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!